Buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Per grande l'ultimo lunedì. Appuntamento, le immagini della festa e le immagini su un uomo simbolo del Lecce. Dunque linea subito alla capitale del Salento, a Bruno Conte, dai suoi ospiti. Ciao Bruno. Ciao Bruno. Da Lecce, buonasera. Beh, avete già inquadrato il patron del Lecce, l'azionista di maggioranza, il dottor Giovanni Semeraro, che questa sera è venuto nei nostri studi. Buonasera, ecco. Benvenuto, buonasera. Tanti auguri, buonasera, e complimenti, complimenti ancora. Complimenti, complimenti. Buonasera, grazie, grazie. Sofferta, sudata, ma ancora più bella. Sofferta, ma ancora più bella, giustamente. Alla sua sinistra c'è il collega del Corriere dello Sport, Ludovico Malorgio, che è anche la voce, lo speaker dello stadio di Via del Mare. Buonasera. Ce l'ha buonasera. Ancora la voce, Ludovico, voce. Dopo ieri? Sì. Ce l'ha ancora? Ce n'è. Dopo la festa e l'esultanza? Ce n'è. Allora, buonasera. Lecce, tra l'altro, buonasera. Uguaglia il record che fu della squadra dell'indimenticato Carletto Mazzone con due salvezze consecutive, quindi Cavasin eguaglia Mazzone. Ma noi vogliamo adesso puntare subito al prossimo obiettivo, Bruno, superare il numero 3 permanenze in Serie A. Vogliamo già guardare avanti, vogliamo già guardare oltre. Intanto, non c'è 3 senza 4, non c'è 4 senza 5, insomma, perché mettere lì? Presentiamo gli altri nostri ospiti. Certo. Ecco ancora immagini della festa leccese ancora. Lei in un modo assolutamente sui generis ha voluto seguirla in un modo diverso. Addirittura anche andando allo stadio ieri ha fatto una strada diversa. Perché? Ma la strada diversa l'ho fatta per una sorta di scaramanzia. E non volevo tra l'altro passare da... Ecco ove... qui, chiedo scusa dottor Semeraro. Si riguardi mentre ieri andava avanti e dietro sulla pista d'atletica del Via del Mare. Era veramente... Siete impietosi, eh? Le attraversavano la mente in quel momento. Siete impietosi. Pensava già... Abbiamo qualche piccolo problema di audio su Lecce? Mi sentite? Adesso sì. Ecco, sì, benissimo. Forse non sentite me perché ho detto che siete impietosi. Non mi avete sentito quando ho detto che siete impietosi. No, questa c'era sfuggita, questa per la verità. Ecco, ha visto. E comunque voglio dire, ho cambiato strada perché non avevo voglia di passare da dove c'era questo traffico terribile che andava allo stadio. E mi sembrava che tutte le volte che avevo fatto quella strada la fortuna non era stata dalla nostra parte. E in maniera scaramantica sono voluto passare dal centro, cosa che in genere non faccio mai. Adesso lo farà sempre. È un pezzo. No, ma non credo. Tra l'altro non sono uno scaramantico, non credo nella fortuna, nella sfortuna, in queste cose. Però ieri mi sono fatto violenza e ho fatto un'altra strada. Ma... Poi perché ha deciso solo di scendere? Per caso. Sì, poi perché ha deciso di scendere a bordo campo? Insomma, non era più comodo stare lì. Ecco, questo devo confessare che dalla finestra dalla quale io assisto ogni domenica alla partita sono un po' in vetrina, no? Perché tutta la tribuna VIP, la tribuna centrale, quando io grido, perché io ripeto sempre che sono un tifoso e quindi grido, sbraito contro tutto e contro tutti, contro l'arbitro, contro l'allenatore, contro tutti. E essendo solo un tifoso, non un tecnico, capisco poco di calcio, però grido, voglio gridare, ho voglia di gridare. Quando voglio di gridare, di inveire, questa gente mi guarda, alza lo sguardo e mi guarda come una cosa, come fosse un fenomeno da baraccone. Volevo evitare questo e ho preferito vedere la partita, pensavo da solo. Poi devo confessare che l'atmosfera del campo di gioco, del terreno di gioco, con tutti i suoi protagonisti, mi ha attratto. E allora mi sono avvicinato ai bordi del campo e mi sono mischiato ai ragazzi della panchina che seguivano con me, che hanno seguito con me questa partita eccitante, esaltante, emozionante. Ieri al microfono di Bruno Conte ha detto anche che avrebbe proprio voluto calcarlo il manto verde proprio per andare a segnare, dare una mano ai suoi. Questa è un'esagerazione di Bruno, magari perché la mia età e il mio peso forse non mi avrebbero consentito di competere. Però la voglia era proprio di partecipare attivamente, no? Scherzi a parte, la voglia era di partecipare attivamente a questa competizione, di concorrere alla, no, all'esito finale, perché il mio era stato un coinvolgimento graduale, no? Poi lo spiegherò. Ci sono stati momenti in cui ha pensato il peggio? Quello di Crespo, al gol di Crespo cosa ha pensato? Beh, certamente, ci pensavo già sin da prima della gara, perché devo confessare che non avevo una grandissima fiducia nella partita. E una trasmissione televisiva però mi aveva fatto tornare un attimo di speranza nel momento in cui avevo ascoltato il commento del giornalista, il quale diceva che
la Lazio si sentiva per metà in vacanza. Allora mi era sorto un poco questa piccola speranza che certamente la rete di Crespo poi ha annullato, ha decimato, ha colpito profondamente. Però il secondo tempo, poi meno male, perché l'inizio del secondo tempo ha visto il pareggio del Lecce. In quel momento poi... E lì la svolta, la ripresa dell'entusiasmo, insomma la ripresa anche della fine.